gara, un festival quest'anno. Il pezzo apre anche ufficialmente il nuovo album che si chiama O che respira e che esce questo venerdì. Il giorno 20 febbraio invece uscirà la prima docu-serie di Rodi dal titolo Sento ancora la vertigine, che racchiude gli ultimi due anni, parte dall'ultimo, dal Festival di Sanremo del 2021 e arriva esattamente al Festival di Sanremo del 2023. Il 12 maggio Rodi si esibisce per la prima volta al Forum di Assago e direi che a questo punto vi lascio direttamente a Rodi e potete partire anche con le vostre domande. Buon proseguimento. Buongiorno a tutti quanti. Bentornato. Grazie. Oggi adesso sono emozionata, prima stavo tranquilla. Ero in albergo, ho detto, ma come sono tranquilla oggi? E invece no. È normale anche, sono felicissima di essere qui per la terza volta, con una consapevolezza diversa rispetto agli altri due Sanremo. Ho voglia di fare bene, però in realtà di essere libera, di riuscire ad essere donna fino alla fine, speriamo bene, va bene. Ciao Elodie, Radio Gamma Puglia da Barletta, e Barletta hai lasciato uno splendido ricordo, perché l'ultimo frammento del tuo film, Ti mangio il cuore, lo hai registrato proprio a Barletta. Faceva molto freddo. Faceva molto freddo. Infatti adesso c'è la neve a Castel del Monte, per cui. La notizia di oggi però è che tu hai voluto mettere in evidenza la femminilità arrogante attraverso l'uso di una parola dispregiativa e forte riferita ad una donna. Le tue parole però, lo diciamo, hanno un significato molto più profondo. Puoi descriverle? Ok, in realtà esiste lo slang, io vengo, ovviamente l'ho detto 850 volte, sono anche ripetitiva e orrenda la mia ripetitività, ovviamente venendo da quartieri popolari, nei quartieri popolari ci sono gli slang, come ci sono anche in America, come si usa.